Ciao a tutti e bentornati su Sterrato, io sono Luca. Io sono Paolo. E questa è la recensione della scarpa Altra Outroad 2. Ed eccoci qua. La Outroad 1 l'ho provata. L'hai provata io, tu? La Outroad 2 l'ho provata io. Perfetto, quindi partiamo subito, prima di tutto ringraziando Altra Italia che ci ha gentilmente inviato il modello numero 2 della Outroad. Di questa scarpa da gravel, diciamo così, door to trail. Con cui io mi sono trovato personalmente molto bene e adesso vediamo come si è trovato il buon Io Paolo. Mi ricordo che mi avevano invece inviato le Timp, esatto. 4 che... Bene o male, c'era questa discussione su, ma sono due scarpe identiche, sì, molto vicine, dai. Comunque abbiamo fatto la recensione di entrambe, quindi andatevele a guardare, le lasciamo qua sopra o comunque in descrizione, eccetera, eccetera. Partiamo subito carichi con questa recensione, iniziando come sempre dalla trazione. Abbiamo una classica suola identica, praticamente uguale, secondo me è addirittura proprio identico il pattern. Ma allora, secondo me hanno allora magari il disegno è quello, però hanno probabilmente accentuato un po', lì. Esatto, okay. Sì, questa linea per permettere un po' il piede di adattarsi un po' meglio alle asperità del terreno. Okay. Asperità che in teoria non dovresti, dovrebbero esserci. Non dovresti trovare quando usi questa scarpa qua, però va bene. Però ci sta. Effettivamente c'era quel problematica del fango che se andavi sopra era come avere i pattini. Allora, questa sempre suola comunque di casa Altra, quindi tecnologia MaxTrack, che è appunto tecnologia di Altra. Tasselli praticamente irrilevanti, siamo intorno ai 2 mm, 3 se sono tanti. Come mi ci sono trovato con questi tasselli? Come avere una scarpa da strada che corre sullo sterrato, quindi non possiamo dire di aver chissà che grip, chiaro. Però fanno il loro lavoro per andare dalla porta di casa al sentiero. Esatto, e per fare le strade bianche e i misti, se per caso stiamo facendo un po' di strada, ci vogliamo buttare dentro un po' di sentiero, può essere la scarpa giusta, però vediamo anche dopo le considerazioni. Sì, comunque diciamo che è una suola votata alla durabilità, infatti i tasselli sono abbastanza duri e ci ho corso intorno ai 50 km, non sono andato tanto altro perché non sono un grandissimo amante di questa tipologia di scarpe. Diciamo. Poi anche i tipi di sentieri che abbiamo qua intorno a casa, cioè che ho io intorno a casa, ma anche tu alla fine sono quasi uguali, diciamo che non sono proprio votati ad utilizzare questo tipo di scarpa, esatto. Quindi ecco. Perché? Diciamo che queste scarpe qua potrebbero essere il top anche a livello di suola per zone un po' dove ci sono più strade bianche, più chianti, per dire. Esatto. Sì, penso. Io avrei portato quella se avessi fatto la gara. Sì, effettivamente sì. Però andiamo avanti. L'intersuola, intanto anche qui, tecnologia Altra, c'è stata una leggera evoluzione dal primo modello per renderla un po' più reattiva, quindi avvicinandosi quasi di più alla scarpa da strada piuttosto che alla scarpa da sterrato adatta un po' a tutto. E sì, effettivamente l'ho trovato questo plus. Io comunque non mi trovavo male a livello di reattività, già, quindi comunque non era un'intersuola super ferma. Quindi... È una scarpa drop zero che ti permette di spingere anche dove c'è bisogno di spingere, quindi magari tratti in discesa. È lentissima. Esatto, sì, è bella dura anche la reattività, cioè si vede che comunque è un bel pezzo di gomma sotto i piedi. Ovviamente drop zero, anzi aspetta, come si chiama in Altra? Natural... Ma sai che mi sa che non si può, non hanno deciso di cambiare quella... Ah, quindi siamo tornati a drop zero. Sì, anche perché probabilmente si vocifera che ci sarà una scarpa con drop tra poco. Attenzione! Pazzesco, follia! Ho sentito vedremo. Voci di corridoio che spingono sulla prima scarpa con drop per Altra. Pazzesco. Ci sta. Ci vedremo, sta. Vedremo, saremo ansiosi di provarla. Eh sì. Tomaia. Allora, la tomaia più morbida e leggera che possiate vedere. No, cioè la prima roba che ho detto è, madonna quant'è pesante questa tomaia. Sì. È perfetta per l'inverno. Sì. È perfetta per l'inverno, per prendere probabilmente pochissima pioggia, perché io sono uscito la prima volta con questa scarpa che c'era un po' di pioggerellina e me la sono portata a casa perché si è inzuppata, quindi sembra... diciamo che tra i pro non c'è sicuramente la traspirabilità e la velocità di asciugatura, ecco. Beh, non c'è neanche un foro a pagarlo, no. È una maglia tripla incastrata, cioè non so, è veramente pesa, può essere utile davvero, a parte gli scherzi, d'inverno con
magari un momento secco dove c'è freddo, perché secondo me, così a giudicarla da fuori, sembra veramente calda. E non ha nulla di particolare tecnologia zero di rinforzo, anche. Infatti è molto morbida davanti, non ha rock plate, mm-hmm. anche la vestibilità, diciamo che qua dentro ci può andare qualsiasi tipologia di piede, perché quando la stringete si va a stringere in modo, cioè diventa come un cappio questa sempre scarpa. Sempre pianta larga comunque, sempre, ovviamente, pianta larga. Tutte le altre. Sì, perché Altra ci ha abituati a questa filosofia di rispettare del piede, quindi cosa c'è da dire? Non c'è da dire si tanto comodi, altro. Si sta comodi, è una scarpa con cui ci si sta comodi. Quindi sì, scarpa decisamente fatta per macinare un bel po' di chilometri, abbozzo quasi un 1000-1200 chilometri. E quindi sì, questa è una scarpa da avere per fare chilometri e poi magari avere una scarpa per fare tutto il resto, quindi gare, uscite un po' più particolari. Certo. Ecco, quindi ci sta, direi che abbiamo detto tutto per questa Altra Outroad 2. Fateci sapere ovviamente voi cosa ne pensate lasciando qualche commento, se avete intenzione di prendere la 2 o se avete utilizzato la 1 e avete qualche considerazione da aggiungere. Ovviamente iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, è gratuito, ma a noi permette di continuare a crescere, di portare nuovi contenuti qua su YouTube. Seguiteci anche su Telegram, nel nostro gruppo Telegram, dove ormai siamo più di 1000 persone e chiacchieriamo di scarpe, di gare e commentiamo anche le gare live. Sì, pazzesco, è sì. Sempre molto molto bello, molto divertente. Direi che da Sterrato è tutto, alla prossima.